Insomma, è una giornata sicuramente interessante che quella che vi stiamo raccontando oggi, con i mercati al momento che provano un recupero, sia Milano sia Parigi si trovano esattamente in perfetta parità, anzi Parigi prova a mettersi al di sopra dello zero, così come anche Milano, mentre il DAX rimane a meno 0,12%, pur saldamente al di sopra dei 16.140 punti. Un'indecisione, una timidezza, diciamo così, che ci permette di iniziare insomma il nostro approfondimento con Nicola Para in collegamento con noi. Ciao Nicola Para Trading, per seguire la sua attività anche su Telegram. Ciao Giacomo, buon pomeriggio, grazie dell'invito e finalmente sono tornato dopo un periodo di un po' di malattia. Ripreso, ti vediamo, insomma, ti vediamo abbastanza in forma, anche se effettivamente comunque anche tu hai avuto modo di dover rallentare un po' il ritmo, non solo le borse, anche Nicola. Però questa cosa ci permette proprio di farti una domanda che è un po' quello che si stanno domandando tutti, e cioè se effettivamente la seduta di venerdì e questa seduta di oggi, dove ripeto, Milano, se non fosse per Telecom, poi tu eventualmente mi correggerai senza problemi se sbaglio, avrebbe potuto registrare perdite molto, molto più forti. E insomma, questa melina dei mercati ci fa porre questa domanda: insomma, stanno decidendo quando scendere oppure stanno tenendo il passo proprio perché, come dire, servono le basi per una nuova spinta, che magari è il rally di Natale, o comunque semplicemente procedere quello che è di fatto la direzione dei mercati a cui stiamo assistendo dal 2021 come minimo. Nicola. Ma Giacomo, la domanda è lecita, la domanda è indiscutibilmente lecita perché negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, abbiamo visto anche gli indici muoversi con velocità diverse e abbiamo visto per esempio un Nasdaq che continua a fare candele verdi una dietro l'altra con minimi e massimi sempre crescenti rispetto al giorno precedente. E se noi ci limitassimo semplicemente a osservare l'indice tecnologico americano, parleremmo di un mercato saldamente long su tutti gli orizzonti In temporali, su tutti i perfetta settori. salute, Com'è? dico in perfetta salute se dovessimo guardare solo il Nasdaq. Esatto, al contrario di me. E invece chi ha avuto qualche piccolo acciacco, Giacomo, e si sta un po' riprendendo, un po' no. E sono gli altri indici. Già la situazione sull'S&P 500 è diversa perché l'S&P, per esempio, aveva raggiunto i suoi record storici. Adesso sto guardando anche i miei chart. Aveva superato i record storici nella giornata di venerdì, poi è tornato indietro, chiuso addirittura leggermente negativo. Oggi si riprova perché insomma sta salendo, è in positivo e sicuramente proverà a riattaccare i massimi storici. Se addirittura ci spostiamo sugli europei, vediamo delle candele giornaliere rosse, cominciamo a vedere delle giornate con minimi e massimi decrescenti rispetto al giorno precedente, quindi una situazione mista di forza diversa tra i vari indici e direi che non è una cosa da non sottovalutare. È tornato perfettamente al rapporto di forza fra indici ai quali siamo abituati, cioè Nasdaq più forte di tutti, americani più forti degli europei e insomma in Europa ci si alterna un po', chi guida il carro a volte è un indice, a volte è un altro. Tutto ciò io lo andrei anche a legare ai movimenti che abbiamo visto sul valutario, così per concludere questo Vai, io intervento. ti seguo come di consueto, insomma, poi è un discorso che è tutto collegato, quindi è giusto anche saltare un po' da un asset all'altro. Assolutamente, perché sono come sempre il mondo valutario da dove parte tutto, è la valuta, è la moneta dalla quale di solito partono i movimenti che poi si ripercuotono a cascata sugli altri asset, quindi anche sugli indici, no? Che cosa stiamo osservando sul dollar index? C'è una situazione particolare perché lo scorso 17 di novembre aveva dato questa giornata, questa candela daily che sembrava un segnale ribassista, un segnale di inversione short. Il 17 di novembre e effettivamente il giorno dopo, il 18, il dollaro era sceso un pochettino. Poteva essere l'inizio di un'inversione di breve periodo che magari avrebbe contagiato piano piano, con le dovute tempistiche, anche gli indici.
Così però non è stato, solo gli europei hanno perso un pochettino di terreno, il S&P 500, lo dicevamo prima, si è mantenuto, il Nasdaq addirittura ha continuato a correre verso nuovi record storici e tempo due giorni il dollar index è tornato su nuovi massimi annuali. Ce lo ritroviamo oggi su un nuovo massimo annuale, dopo che venerdì aveva recuperato tutte le perdite ed era tornato a fare un massimo, guarda caso, uguale a quello del 17 di novembre. Oggi sembrerebbe rompere gli indugi. Peraltro, Nicola, ti interrompo, ma solo per sì. 5 secondi. Vediamo come abbia rotto i due massimi di cui giustamente tu facevi riferimento, e credo sia un movimento proprio avviato in questi istanti. Eccolo qua, ho messo un grafico M5 che ovviamente vale quel che vale, ma che ci mostra come la nuova spinta sia venuta proprio più o meno quando ti abbiamo telefonato. Quindi, per fare una battuta, insomma, il contatto, le fonti Nicola Para ha alzato ancora di più la forza del dollar index. Sì, sì, è vero Giacomo, è una siamo aggiornatissimi direi, è un'analisi super aggiornata agli ultimi minuti, io tengo un time frame a 15 minuti ma è uguale, tutto è partito proprio dalle 3, perfetto, dall'inizio di questo collegamento. La giornata è lunga, così come in 10 minuti abbiamo rotto i massimi annuali e ci troviamo abbastanza al di sopra dei livelli indicati, facciamo presto anche nel giro di un quarto d'ora a tornare indietro. Tra l'altro fra 20 minuti c'è l'apertura di Wall Street che sarà molto decisiva come sempre nel tracciare un solco, no? Nel determinare se questo movimento sia solo un fuoco di paglia e allora magari... Peraltro sai cosa, Nicola, perdonami sì. se ti continuo a interrompere, però come sai le notizie comandano, no? Da questo punto sì. di vista, ed è di qualche minuto fa, magari tra poco con la regia prepariamo, con i tempi che ovviamente necessari, prepariamo anche la notizia, perché sarebbe, c'è una flash news che ci dà come Joe Biden abbia confermato Jay Powell presidente della Fed con Brainard, che come sai era diciamo l'alternativa per la nomina al nuovo presidente della Fed, che viene nominata vicepresidente. Quindi Biden diciamo che prova a mettere un po' d'accordo tutti, confermando Powell alla guida della Fed e quindi non stravolgendo magari la linea che in qualche modo avrebbe dato più ancora più solidità per quanto riguarda la politica monetaria della Fed, ma promuovendo evidentemente insomma Brainard, che non era ancora, era nell'entourage della Fed ma non era vicepresidente. Ripeto, è un flash di La Presse 4 minuti fa, forse qualcosa di più, quindi io credo che con tutto il rispetto sia per la nostra testata e sia per Nicola, che sia questo insomma il motivo per cui, attenzione, il dollaro sta registrando questa piccola spinta. Torno a te Nicola, perdonami se ti ho disturbato, sì, se sì, ti ho interrotto ancora. Anzi, grazie, perché riusciamo a dare una notizia in diretta, c'è sempre sicuramente un dato, una notizia, un motivo quando ci sono movimenti così particolarmente più ampi rispetto ai movimenti precedenti. Hai un grafico a 5 minuti che lo mostra molto bene, candele di una certa entità, di una certa grandezza, prima della notizia, prima di questa news, e poi alle 3 evidentemente qualcuno ha già saputo alle 3 con qualche minuto d'anticipo di questa notizia e i movimenti sono praticamente quadruplicati, quintuplicati, no? Nello stesso orizzonte temporale. Si muovono molto molto di più di quanto non si muovevano prima. Staremo a vedere perché fra pochi minuti apre anche Wall Street. Sicuramente se c'è un'ipotesi di inversione di tendenza sugli indici di breve periodo, a mio avviso la dobbiamo legare al mondo valutario. Quindi se il dollaro chiude la giornata di oggi su nuovi massimi annuali, quindi questo movimento che c'è appena stato viene confermato in chiusura di giornata, per adesso la inversione di breve periodo sugli indici è rimandata. Viceversa, se riesce a non superare i massimi annuali in chiusura di giornata, quindi se torna indietro ai livelli che praticamente erano quelli precedenti a questo movimento molto forte delle ore 15, allora c'è ancora qualche timida speranza. C'è ancora la speranza che quel segnale sul grafico giornaliero del 17 di novembre in qualche modo non venga ancora negato, e allora il dollaro può invertire la tendenza, può iniziare a scendere, possono iniziare a scendere le valute col dollaro americano
al numeratore e a salire le altre, e viceversa magari potremmo davvero vedere sugli indici dei movimenti di discesa un po' più consistenti di quello che ci hanno fatto vedere nelle ultime giornate. Anche perché, e qui chiudo, i movimenti che ci sono visti con una volatilità maggiore negli ultimissimi giorni rispetto a quello a cui eravamo abituati prima, sono anche figli della scadenza tecnica di novembre mensile che c'è stata venerdì. Tutte le volte che c'è una scadenza, un momento tecnico di scadenza così importante, la volatilità aumenta. Quindi diciamo che per adesso questi movimenti un po' più elevati di quello a cui eravamo abituati sono veramente il minimo sindacale che i mercati dovevano fare, anche solo in funzione appunto della scadenza tecnica. Ma se arriva un'inversione di tendenza, dobbiamo aspettarci e deve arrivare qualcosa di più. Allora Nicola, adesso tra poco cerchiamo anche di mettere il titolo insomma su questa notizia che arriva dalla la Press, Associated Press, quindi insomma è un'agenzia assolutamente affidabile, e inoltre vedo che anche i principali quotidiani americani stanno titolando proprio su questa notizia. Ne cito uno che è Bloomberg: Biden picks Jerome Powell to lead the Fed for a second term as the US battles COVID and inflation. Quindi insomma Biden sceglie Jerome Powell al comando della Fed per il secondo mandato, in modo da concludere il piano, diciamo così, degli Stati Uniti che combattono COVID e inflazione. Cambiare evidentemente marcia, cambiare nome, al momento non è gradito. Insomma, questa è la decisione evidentemente di Joe Biden. Prima abbiamo visto sia Biden e sia anche Brainard, che appunto è stata comunque promossa a vicepresidente. Nicola, io ti girerei anche la domanda di Lorenzo, perché quando il dollar index sale, come stiamo osservando noi proprio live in questo istante, l'abbiamo fatto anche con un certo tempismo, quindi insomma faccio anche a te i complimenti, beh ovviamente il nostro amico Lorenzo, che è un telespettatore attento, ci chiede di osservare quello che sta succedendo sull'oro, perché l'oro in questo caso, col dollaro che si apprezza, l'oro sta perdendo ancora più terreno, è a meno 1,11%, ha rotto i 1850 ma anche i 1830, e al momento si trova a 1822 dollari l'oncia. Mi rendo conto che proprio in una fase di questo tipo, guardate il grafico a 5 minuti, è anche difficile magari dare un'analisi diciamo certa e in qualche modo perfetta, ma comunque proviamoci, perché come vedete il calo dell'oro sta davvero registrandosi in maniera molto forte. Siamo a 1-1,56, sempre il grafico a 5 minuti, e siamo passati a meno 1,5 da quel meno 1,1 in cui ci trovavamo proprio pochi secondi fa. E allora Nicola, a te la parola. Sì Giacomo, assolutamente, l'oro è stato forse lo strumento che si è mosso in anticipo, perché gli indici sono saliti in maniera un po' più decisa verso l'alto alle 3, quando c'è stato quel movimento di dollaro che abbiamo segnalato. Se invece andiamo a guardare appunto un time frame a 5 minuti sull'oro, il movimento forte, sì no, effettivamente anche qua è partito alle ore 3, c'era stata qualche piccola discesa nei minuti precedenti, però effettivamente nulla che possa insomma farci dire che il movimento sia partito prima sull'oro. Venivano fatte candele nella media dell'oscillazione della mattinata, e insomma la vera candela di un movimento forte al ribasso è stata anche qui quella delle 3, quindi in realtà non è significativo il movimento precedente da poter farci dire che l'oro si è mosso in anticipo. Il dollaro sale, l'oro scende, e qua chiaramente sull'oro io ero già short, Giacomo, per la giornata odierna, già dalla chiusura della candela di venerdì. Purtroppo l'oro venerdì ha chiuso al di sotto dei minimi del giorno 16 e 17 di novembre, area 1850 dollari, ha fatto quella candela rossa, brutta, negativa, con minimi e massimi decrescenti rispetto al giorno precedente, e soprattutto ha chiuso la giornata a 1844, quindi 6-7 dollari più in basso di quei minimi, ripeto, del 16 e 17 novembre,
che potevano essere in qualche modo l'ultimo baluardo, l'ultima chiamata per mantenere il trend rialzista che loro effettivamente aveva già dall'inizio del mese di novembre, quindi di ottobre, scusa, di ottobre, quindi certo, più di un mese e mezzo di trend al rialzo che poteva essere insomma preso per i capelli se non superavamo al ribasso i 1850 dollari. Purtroppo i 1850 dollari sono stati rotti al ribasso con la chiusura di venerdì e io dalla giornata di oggi non ho fatto altro sull'oro che cercare dei movimenti di rimbalzo da vendere. Arrivata questa notizia, a maggior ragione il trend al ribasso si è amplificato e anche per la giornata di domani sicuramente andrò a cercare dei rimbalzi da poter andare a vendere sull'oro. Posso cercare di identificare magari dei livelli interessanti per quanto concerne la giornata di domani, io ti direi, ma anche per la serata, per il pomeriggio, direi che un'area di rimbalzo a 1830 dollari potrebbe rappresentare un buon livello dove cercare segnali short per assecondare appunto questa tendenza al ribasso da parte dell'oro. Attenzione perché è un trend di breve periodo appena iniziato e qui insomma abbiamo vari target e o livelli che possono anche fungere non solo da target ma anche come punto di arrivo, no? come supporto sull'oro. Siamo appena arrivati, perché l'abbiamo appena toccato o perlomeno sfiorato, l'area dei 1815 dollari è rappresentato dai massimi precedenti di fine ottobre, è un livello molto importante, e quel 1815 dollari potrebbe essere anche un po' il target della giornata odierna. Se poi si rompe anche quel livello, insomma ci sono via via vari livelli a ribasso, viene in mente l'area dei 1760 dollari, ma ancora siamo abbastanza lontani, e poi c'è il livellone del 2021, che sono i minimi annuali, in area 1685, però insomma c'è tanta strada ancora da fare per arrivare a quei livelli. L'oro è short adesso solo di breve periodo, perché nel medio-lungo periodo io rimango positivo sul metallo giallo. Eh sì, il livellone, adesso provo a fare anche un po' di pulizia per quanto riguarda il nostro di grafico che stiamo mostrando agli amici a casa. Il livellone, che è un'espressione sicuramente simpatica che usa Nicola, è quel triplo minimo, no? A 1670-1680, che era stato raggiunto in tre occasioni, a marzo, in due occasioni e anche ad agosto, per poi appunto trovare il rimbalzo. E il movimento appunto di breve a cui stiamo assistendo per l'oro, questo è il grafico, torniamo al grafico daily, come vedete stiamo scendendo ancora a 1816 dollari l'oncia. Riassumiamo per chi si è collegato solo in questo momento, Associated Press notizia, quindi deve essere ancora ufficiale ovviamente, però una agenzia importante come Associated Press, affiliato insomma con la Press, dice: Biden conferma Jay Powell alla guida della Fed, Brainard viene nominata vicepresidente, ed è la notizia che sta consolidando in maniera forte il dollar index, e che lo vediamo a 96,4, un guadagno dello 0,4%, un'impennata avviata più o meno intorno alle 15. Peraltro la cosa curiosa, Nicola, è che tra le 14.30 e le 14.40 molti siti hanno riportato nuovamente come notizia, dicendo attenzione perché questa settimana capita spesso insomma di imbattersi in quegli articoli che riassumono un po' che cosa sta per succedere, ed è proprio quello in cui si dice: questa settimana Biden deve decidere tra Powell e Brainard. 10 minuti dopo è arrivato appunto una notizia che vedete in rosso, che sta apprezzando in maniera importante il dollar index, e quindi abbiamo nuovi minimi per quanto riguarda euro dollaro, abbiamo un forte ribasso che riguarda l'oro, al momento perde l'1,4%, anche il natural gas sta scivolando in maniera importante, meno 7,6%, la volatilità del natural gas, lo ricordiamo, non è una novità, è una sorta di crypto commodity. A proposito di neologismi, tu prima hai detto livellone, a me piace definirlo così, natural gas, perché mostra volatilità degna di una criptovaluta, specie in questo periodo. Noto che c'è anche debolezza sugli altri metalli preziosi industriali, il platino è sceso sotto i 1030, il palladio perde l'1,3%, rame e argento tutto sommato tengono botta, anche il petrolio devo dire non sta registrando cali particolarmente evidenti, siamo a 70
75,4 dollari al barile, sicuramente è un minimo importante, oggi è stato aggiornato i minimi di ieri, ma non c'è quella volatilità a cui stiamo assistendo sull'oro ovviamente. Il Bitcoin è negativo, l'Europa è tutto sommato ancora lì ferma. Io mi stavo concentrando anche, Nicola, sui rendimenti dei tassi di interesse, perché vediamo il trentennale, scusate, il decennale americano ha avuto un sussulto riportandosi in area 1,6 come rendimento in percentuale, mentre il trentennale ancora deve raggiungere il 2%. Se vuoi possiamo anche osservare, dimmi tu Nicola, se vuoi dare un tuo commento sul rendimento dei tassi, altrimenti io andrei su euro-dollaro che, come detto, sta segnando ulteriori minimi interessanti, ha aggiornato i minimi della vigilia e siamo a livelli che non si vedevano da luglio 2020. Sì, Giacomo, li vediamo tutti. Guarda, sto osservando già da un po' di tempo il Bund, quindi anche il Bund. Sempre obbligazionario, però chiaramente europeo. Guarda, magari vado in condivisione dello schermo, così. Prego. Mi seguo, insomma, mi aiuto col grafico mentre illustro, insomma, quello che vorrei farvi vedere. Eccolo qua. Il Bund è tornato long già da un po' di tempo, già da questi minimi di fine ottobre, e non è un caso che quando c'è il cambio di periodo solare, in questo caso semplicemente di mese solare, andiamo incontro a delle inversioni di tendenza. Ci sono degli strumenti che reagiscono più di altri a questi momenti di scadenze solari. Il Bund reagisce abbastanza bene, l'oro è uno di quelli che reagisce molto agli inizio fine trimestre, inizio fine mese solare. Il Bund dall'inizio di ottobre è long. I rendimenti erano saliti per tanto tempo con la discesa del Bund. Adesso sta succedendo l'opposto, cioè il Bund sta riprendendo terreno come valore nominale e chiaramente il suo rendimento per correlazione inversa sta riscendendo verso il basso. C'è stato una piccola fiammata ovviamente alle 15 anche sull'obbligazionario, quindi c'è stato un movimento di discesa sui valori nominali e di risalita sui rendimenti, come tu facevi notare. Però per me rappresenta semplicemente un piccolo momento, un piccolo movimento di ritracciamento. Ieri il Bund, che è sicuramente l'obbligazionario future che seguo più di tutti, ha avuto una giornata splendida di nuovi massimi di periodo, e anche se oggi è negativo, considero questa discesa momentanea solo un ritracciamento. Quindi ci potranno essere dei ritracciamenti sui valori nominali, ci potranno essere dei rimbalzi chiaramente sui rendimenti, però poi si tornerà a favore di trend, che appunto è al rialzo sul valore nominale del Bund e al ribasso per quanto concerne il tasso di interesse, quindi il suo valore di rendimento. Mi sposto, come tu suggerivi, sull'euro-dollaro, la measure delle measure che Perfetto. Registra nuovi minimi annuali. Chiaramente anche qua il dollaro si rafforza, continua a salire, per forza di cose l'euro-dollaro, che ha la moneta americana al denominatore, scende su nuovi minimi annuali. Attenzione, perché adesso Powell, che è stato riconfermato, potrà essere meno timido nel mettere in campo le sue politiche, le sue idee, la sua idea di politica monetaria. Sappiamo che Powell per adesso ha fatto soltanto un piccolissimo tapering da 15 miliardi, ma non ha ancora alzato i tassi, nonostante che l'inflazione sia arrivata a livelli molto molto elevati, abbiamo i tassi praticamente a zero, e chiaramente anche il tapering è rimasto dell'entità di 15 miliardi. La prossima riunione ci sarà il 15 dicembre, non manca poco, c'è ancora tanto tempo, 3 settimane prima della riunione di politica monetaria della Fed, però potremmo a questo punto aspettarci un inasprimento della politica monetaria, quindi un restringimento ancora della politica monetaria sui due fronti, o perlomeno su uno dei due, quindi o si aumentano i tassi oppure si aumenta il tapering. Questo fa ovviamente aumentare il valore di dollaro, perché se si va incontro a una politica monetaria restrittiva da parte di Fed, la base monetaria viene appunto ristretta,
il denaro, i dollari in circolazione diminuiscono, il loro valore aumenta. Quindi sono tutte conseguenze dirette, naturali, fisiologiche, potevamo tranquillamente aspettarcele dopo una notizia del genere. Quindi aspettarsi una politica monetaria ancora più restrittiva da parte di Powell, che ha appena iniziato insomma questa manovra, e comporta tutto quello che abbiamo detto. Quindi il dollaro sale per forza di cose e l'euro dollaro continua a macinare nuovi minimi annuali. Qua si è vista la stessa identica cosa che abbiamo visto sul dollar index. Il dollar index il 17 ha fatto un segnale short sui massimi annuali, l'euro dollaro aveva fatto un segnale long sui minimi annuali, l'esatto opposto. Aveva confermato il giorno successivo, c'era stata una conferma di quel segnale, ma poi purtroppo siamo tornati indietro e oggi rischiamo la negazione di questo segnale del 17 novembre se la chiusura di giornata dovesse essere su nuovi minimi annuali, cioè sui valori che abbiamo raggiunto adesso. A quel punto si aprono ulteriori spazi di discesa per l'euro-dollaro. E allora, caro Nicola, grazie per averci accompagnato in quella che era una delle notizie più importanti, direi, dell'anno, insomma, non solo della settimana. Peraltro, siccome siamo ancora qui insieme, commentiamo anche l'apertura di Wall Street, così osserviamo anche come i mercati accolgono questa notizia. Nasdaq più 0,4, Standard & Poor's più 0,4, Dow Jones più 0,3%, grafico daily, ovviamente il Dow Jones è ben lontano dal segnare i nuovi massimi, ma i nuovi massimi arrivano per quanto riguarda lo Standard & Poor's di un punto, ma ce la fa il Nasdaq Composite, e che te lo dico a fare, anche il Nasdaq Composite aggiorna i propri massimi a 16.126 dai 16.121 precedenti. Anche il Nasdaq 100, i future, aggiorna i propri massimi più 0,4%, mentre il Russell più 0,66% non aggiorna i massimi, ma perché era in fase di forte ritracciamento dopo aver corso davvero davvero tanto. Grazie Nicola Para, ovviamente l'invito agli amici di seguire Nicola sul suo canale Telegram e sulle altre piattaforme social. Alla prossima e buon pomeriggio. A te Giacomo, grazie dell'invito e buon trading a tutti, buona giornata.